qual è il ruolo del neurochirurgo nella terapia della lombalgia cronica? L'abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Diego Garbossa, che abbiamo incontrato qui a Torino alla Scuola del Mal di Schiena, un evento formativo molto interessante, incentrato ovviamente sul mal di schiena, sulla lombalgia cronica, che rappresenta la forma più frequente di dolore cronico. Questo evento è supportato da un grant non condizionante di Grunenthal. Sor Garbossa, come si fa a discriminare una lombalgia che può essere trattata dal punto di vista medico, quindi con i farmaci, con la riabilitazione, con la postura giusta e con tante altre cose, da quella che invece richiede un intervento chirurgico? La lombalgia che in qualche modo coinvolga anche le radici nervose è una lombalgia che si associa alla cosiddetta cruralgia, alla cosiddetta sciatica, che sono sintomi che sottendono un pizzicamento di una radice nervosa dovuto a un'erniazione del disco o un restringimento del canale lombare che in qualche modo compromettono il buon funzionamento di un elemento nervoso, per cui nel momento in cui un paziente, oltre alla solita lombalgia, ha in più un problema di tipo radicolare, che può essere un dolore o addirittura un deficit, non muovo bene un piede, non muovo bene una coscia, oppure tutte e due le cose o non la sento bene, questa è una lombalgia sintomatica, una lombalgia che ha una bandierina rossa neurologica che deve essere in qualche modo trattata. Ecco, oltre ovviamente all'esame clinico, che immagino sia fondamentale, quali sono gli esami strumentali che vi aiutano poi a fare la diagnosi nella maniera più corretta? L'esame clinico e l'esame anamnestico ci possono orientare in parte al tipo di problema. Se uno cade dalle scale ovviamente avrà un trauma e quindi c'è un tipo di percorso. Nella popolazione in cui la lombalgia che diventa lombosciatalgia, quindi con un warning di tipo clinico neurochirurgico, si fa come primo esame una risonanza magnetica che è in grado di vedere all'interno del contenente che è il rachide, il tessuto nervoso, quindi le radici, e vedere se c'è un conflitto tra un disco che fuoriesce e la radice o c'è un restringimento del canale dove le radici passano, in modo da far capire al chirurgo se effettivamente è arrivato il momento di intervenire in qualche maniera. Gli altri tipi di esami che sono complementari sono l'RX per vedere come, diciamo, le strutture stanno in piedi, la TAC che è complementare, o l'elettromiografia che può essere un supporto a vedere quanto la radice patisce e quanto è urgente magari il tipo di trattamento. Senta, quali sono gli interventi chirurgici più frequenti e chiaramente con quale obiettivo li fate? Interventi chirurgici principali della neurochirurgia possono essere l'asportazione di un'ernia che pizzica una radice, oppure nel caso in cui c'è un restringimento del canale lombare o una instabilità che in qualche modo coinvolge anche il tessuto nervoso, ovviamente non si può solo togliere l'ernia, ma bisogna ristrutturare ciò che contiene il nervo e quindi fare una fissazione vertebrale con delle viti, con delle gabbie, più o meno invasivo, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di tecniche in cui decomprimere una radice e ripristinare il canale può essere anche poco invasivo. Sor Garbossa, vorrei chiedere qualche maggiore approfondimento sul tema dell'ernia discale, che è un problema purtroppo molto frequente, causa di dolore, causa anche di disabilità. Ecco, come si interviene esattamente? Ce lo faccia vivere proprio. Ci sono diversi step. Nel momento in cui c'è un solo dolore radicolare, ovviamente il trattamento è assolutamente conservativo, farmaci, esercizi. Prima bisogna però togliere assolutamente il In che modo? dolore. Con dei farmaci, magari con delle infiltrazioni se i farmaci non sono sufficienti. Se il dolore resta, oppure peggio, c'è un deficit neurologico, l'ernia può essere trattata in diverse maniere. La più semplice è quella di fare una microdiscectomia, cioè andare con un piccolo taglietto posteriore tra le due lamine delle vertebre, estrarre solo il frammento di ernia che dà fastidio alla radice. Se l'ernia del disco dà anche instabilità della vertebra, non si può solo togliere il pezzettino di disco, ma bisogna restaurare proprio il disco, per cui si toglie molto disco, si mettono magari dei supporti tra una vertebra e l'altra e delle viti, in modo che il conflitto venga comunque tolto.
ma l'instabilità che ne consegue venga in qualche modo ripristinata, perché io se no rischio di togliere l'ernia, ma dare un'instabilità che ripropone l'ernia stessa. Quindi questo è un po' l'atteggiamento che bisogna avere. L'ernia però non è mai subito una patologia chirurgica, a patto che non dia un problema neurologico. E tecniche come l'ozonoterapia hanno senso? L'ozonoterapia è un tipo di trattamento locale che dovrebbe coadiuvare un certo disinnesco del processo infiammatorio. Non è del tutto vidimata dal punto di vista scientifico, per cui l'ozonoterapia fa parte di quei presidi che non hanno un'evidenza scientifica forte, ma che comunque hanno qualche veridicità rispetto alla possibilità di coadiuvare il trattamento. Per cui direi né sì né no. Se uno la vuol provare, normalmente in mani esperti non fa male, che sia davvero molto efficace, non è ancora provato del tutto. Ecco, passiamo invece all'altro argomento, quello della stenosi del canale, quindi il restringimento. E come si interviene esattamente? Lei prima ce l'ha un po' accennato, ma andiamo un po' più a fondo, visto che è un problema grosso. Il restringimento del canale lombare è una patologia che prevalentemente affligge gli anziani. È un restringimento progressivo perché le articolazioni e il disco della persona di una certa età va in un processo degenerativo artrosico che chiude piano piano il canale vertebrale. Nel momento in cui viene chiuso il canale vertebrale, le radici vengono intrappolate. Alla richiesta funzionale, alla deambulazione si avrà sempre meno autonomia, perché è come se io in qualche modo strozzassi la radice e ogni volta che ne ho richiesta di supporto la radice va in sofferenza. Per cui si ha una cosa che si chiama claudicazione neurogena, che è un nome altisonante per dire semplicemente che inizio a camminare ma mi devo fermare dopo 50-100 metri perché mi viene la sciatica, mi viene la cruralgia e mi devo fermare. Ci sono degli interventi anche lì molto poco invasivi in cui allargo un pochettino il canale vertebrale con dei drill, con delle pinzette, eccetera, in modo da dare un po' di sollievo a queste radici. Nei casi un pochettino più importanti, con associate delle deformità, anche lì allora bisognerà procedere a una fissazione vertebrale oltre che all'allargamento del canale. Dipende dall'entità della stenosi e dalla diffusione dei livelli di stenosi. Certo, e l'allargamento come viene fatto meccanicamente? Meccanicamente ci sono degli strumenti come dei drill che tolgono la parte d'osso che mi interessa, o degli strumenti appositi che mi possono permettere di togliere delle parti d'osso, cercando di conservare ovviamente la struttura articolare. Se io non posso farlo perché l'allargamento del canale deve essere più generoso, devo semplicemente mettere delle viti a putrellare, diciamo, le vertebre che destabilizzo io col mio lavoro. Senta, domanda penso, diciamo così, impegnativa, ma che comunque credo debba essere fatta. Qual è la percentuale di successo di questo tipo di interventi? Ma allora, la percentuale di successo è molto alta, nel senso dell'80-90%, se l'indicazione però è quella giusta. Molto spesso non è tanto l'esecuzione materiale che fa il problema, molto spesso è difficile ragionare su che tipo di intervento fare e quanto estenderlo. Poi esistono anche le complicanze che sono prevedibili perché tutti sanno che possono capitare, ma non prevenibili perché ovviamente nessun chirurgo inizia un intervento volendo causare un problema, ma qualche volta l'anatomia, come siamo tutti uguali ma tutti diversi all'esterno, siamo tutti uguali ma tutti diversi all'interno e qualche volta qualche diciamo inconveniente può capitare.